Ciao a tutti amorosi, oggi andiamo a vedere come si realizza questo punto traforato. È un punto molto molto bello, facilissimo da fare, lo vedrete, ed è bellissimo per realizzare tutti i progetti estivi che più ci piacciono, quindi dalla maglia al copricostume, alla sciarpa, veramente tante 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 cose. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza. Iniziamo con la catenella di base che deve essere un multiplo di 10 maglie più una. Io il capietto iniziale non lo stringo. Lo stringo poi alla fine della prima riga di lavorazione e procedo con la lavorazione della mia catenella di base che per farvi vedere il punto sarà di 30 maglie. Terminate le 30 maglie, le 30 catenelle, ne faccio una aggiuntiva che dovete aggiungere sempre qualsiasi sia il numero delle maglie che voi inserirete nel vostro lavoro e ora ne inizio il punto. Inizio la prima riga che inizierà sempre con 3 catenelle. Le salto, quindi 1, 2, 3 catenelle che ho appena realizzato, le salto nella quarta, vado a realizzare una maglia alta. Adesso faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4 le salto e nella quinta vado a realizzare una maglia bassa. Nuovamente 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 1, 2, 3, 4 maglie di base e nella quinta vado a realizzare 3 maglie alte, tutte nella stessa maglia di base. Quindi una, mi ripunto nella stessa maglia 2 e lo faccio anche per la terza volta. Quindi 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 5 catenelle e nuovamente salto 1, 2, 3, 4 maglie di base nella quinta maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta nuovamente gruppo di punti. Quindi 1, 2, 3 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto nuovamente 4 maglie e nella quinta vado a realizzare maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo la riga, quindi nell'ultima maglia di base con 2 maglie alte. Una e 2 maglie alte. Ora, nel mio caso, che non stringo il capietto inizialmente, vado a stringerlo adesso. E uniformo il lavoro. Ora procedo col giro successivo, quindi volto e faccio sempre 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Adesso faccio nuovamente 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e una maglia bassa sopra la maglia bassa che ho realizzato nella riga precedente, un'altra maglia bassa. Adesso 1, 2, 3, 4 5 catenelle e una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi una, due, e 3 maglie alte. E procediamo così sino al termine della riga. Quindi 5 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte. Una, due, tre, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 2 maglie alte. La prima sopra la prima maglia alta, l'ultima maglia alta della riga la faremo sulla terza catenella di inizio giro dal basso. Quindi 1, 2, 3, sopra la terza catenella facciamo l'ultima maglia alta della riga. Ora voltiamo, iniziamo sempre con 1, 2, 3 catenelle e una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4. 5 catenelle e una maglia alta sopra le due maglie basse. Abbiamo incolonnato due maglie basse e qui sopra faremo adesso una maglia alta.
1, 2, 3, 4, 5 catenelle e adesso dove abbiamo le 3 maglie alte faremo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia e lavoriamo la prima maglia alta per metà, quindi chiudiamo solo un passaggio, ci rimangono due asole sull'uncinetto. Carichiamo un'altra volta il filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda maglia di base e nuovamente lavoriamo soltanto un passaggio e adesso di fili sull'uncinetto ne abbiamo tre. Nuovamente per la terza volta carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella terza maglia di base, lavoriamo a questo punto il primo passaggio dell'ultima maglia alta, adesso ci troviamo quattro asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte insieme, così qui sono tre maglie alte chiuse insieme. E quindi procediamo nuovamente con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, maglia alta sulle due maglie basse. E sulla maglia bassa che ci ritroviamo sotto, facciamo una maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi carico il filo, entro nella prima e la lavoro a metà. Carico il filo, entro nella seconda. E la lavoro a metà, carico il filo, entro nella terza, lavoro la prima parte della maglia e poi chiudo tutto insieme. E nuovamente 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, maglia alta sulla maglia bassa. Chiudiamo la riga con 5 catenelle e 2 maglie alte chiuse a metà. Quindi entriamo nella prima maglia. La chiudiamo a metà, entriamo sulla terza catenella dal basso, sempre con la maglia alta, chiudiamo prima la prima parte della seconda maglia alta e poi tutto insieme. E adesso voltiamo il lavoro. Iniziamo la quarta riga facendo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Andiamo a realizzare un gruppo di punti, quindi di 3 maglie alte, sopra la maglia alta. Quindi qui facciamo 3 maglie alte. Una, due, tre, 5 catenelle e una maglia bassa la facciamo dove abbiamo chiuso le maglie alte chiuse insieme, quindi nel punto di chiusura facciamo una maglia bassa. Una, due, tre. 4, 5 catenelle, gruppo di 3 maglie alte sopra la maglia alta, quindi una, due, tre maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, maglia bassa sul gruppo di maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, 4, 5. Gruppo di punti, e chiudiamo la riga con 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia bassa sull'ultima maglia. Voltiamo e procediamo con la quinta riga che inizierà anch'essa con 6 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6 catenelle. Adesso andiamo a realizzare 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte, come prima. 1, 2 e 3 maglie alte. 5 catenelle. Una maglia bassa sopra la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte. Una, due, e tre. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle, maglia bassa. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle, 3 maglie alte. Uno, due, tre,
4, 5 catenelle, maglia bassa sull'ultima maglia di base. Voltiamo e andiamo a realizzare la sesta e penultima riga. 1, 2, 3 catenelle più 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a realizzare adesso 3 maglie alte chiuse insieme sopra le 3 maglie alte, così come abbiamo fatto qui. Quindi entriamo nella prima, la chiudiamo a metà. Nella seconda la chiudiamo a metà, nella terza la chiudiamo a metà e poi chiudiamo tutto insieme. 1, 2, 3, 4, 5 e faremo una maglia alta sopra la maglia bassa. Quindi qui facciamo una maglia alta e procediamo così sino al termine della riga. Quindi 5 catenelle, 3 maglie alte chiuse a metà, 5 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle, 3 maglie alte chiuse a metà e chiudiamo la riga con 5 catenelle e una maglia alta sopra l'ultima maglia di base. Come detto, andremo a chiudere con una maglia alta sopra l'ultima maglia di base dopo aver fatto le ultime 5 catenelle. Ora voltiamo e andiamo a ricominciare esattamente come dalla prima riga di base, quindi 3 catenelle, quindi da qui andremo a ripetere sempre gli stessi 6 giri. 1, 2, 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e nella stessa maglia di base ne facciamo un'altra. Ora io ve lo faccio rivedere, poi i prossimi li andrete a rifare esattamente identici a quelli che abbiamo fatto precedentemente, partendo ovviamente dal secondo. Adesso, una volta che abbiamo fatto la seconda maglia alta, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e andiamo a realizzare una maglia bassa sopra la chiusura del gruppo di punti. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e il gruppo di 3 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi lo facciamo sopra la maglia alta. Quindi una, 2 e 3 maglie alte nella stessa maglia di base. 1, 2, 3, 4, 5 e ricominciamo. Sopra la chiusura delle 3 maglie alte chiuse insieme facciamo una maglia bassa, 5 catenelle, 3 maglie alte sopra la maglia alta, 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle e chiudiamo definitivamente la riga con 2 maglie alte nell'ultima maglia di base. E poi andiamo a ripetere esattamente le stesse righe, quindi partendo dalla seconda, tornate indietro nel video e andate, magari vi segnate i punti. E procedete con la realizzazione sempre delle stesse righe sino ad arrivare all'altezza che più vi piace. Ed ecco il vostro punto cactus come appare una volta che ne avrete lavorato un pochino di righe. È veramente carinissimo ed è perfetto per realizzare appunto maglie traforate. Ci potete fare un runner, ci potete fare un copriletto, un cuscino, una sciarpa, perché poi essendo un punto reversibile lo potete utilizzare da una parte e dall'altra. Ci potete realizzare anche una bellissima stola, una bactus, insomma, poi tutto quello che la vostra fantasia vi suggerirà. Con questo punto traforato lo potete fare. Come avrete capito, il tutorial è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, gli amici dell'angolo di Chris. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!